Ciao a tutti, per la rubrica Erotismo e dintorni voglio parlare di una pratica di BDSM fetish che è il trampling, il calpestamento. To tramp significa calpestare, trampling significa farsi calpestare fondamentalmente. Ed è una pratica che fa parte, diciamo, è l'anello di congiunzione, se vogliamo, del BDSM e del fetish. Il BDSM che cos'è? È la sigla di bondage, dominazione e sadomasochismo. Sono tutte pratiche legate al sadomasochismo, alla dominazione, a legare le persone a situazioni di questo genere. E comunque pratiche sadomaso di dominazione fondamentalmente. Il fetish invece, il feticismo, è l'utilizzo di una parte del corpo, un oggetto, come strumento di piacere sessuale, cioè l'erotizzazione di un oggetto di una parte del corpo, come un piede, oppure un oggetto può essere una calza, una scarpa, qualunque cosa, o anche una situazione. E il trampling, viene praticato prevalentemente dagli uomini, e gli uomini hanno questa esigenza, alcuni uomini ovviamente, hanno questa esigenza di essere dominati. E gradiscono essere calpestati, quindi usati come zerbino nel vero senso della parola, perché o come tappetino. Infatti, chi si fa calpestare viene soprannominato carpet, tappeto. E alcune volte preferiscono essere calpestati a piedi nudi, altre volte addirittura con i tacchi. Qui, se la donna calpesta con i tacchi, deve stare attenta perché, diciamo, si possono fare anche ferite gravi da un certo punto di vista, se il tacco è un tacco a spillo. Vale sempre la regola, diciamo, di questi giochi erotici in cui esiste una parola, per cui quando la persona vuole uscire fuori dal gioco lo dichiara, insomma, per evitare, perché alcune volte si fanno pure le gare, per cui ora uno dice: ma questi sono sfigati. Beh, in effetti un po' sfigati lo sono, e hanno, però dipende un po', perché diciamo è un modo per elaborarsi soprattutto i sensi di colpa, andando alla ricerca di una spiegazione, scomodando come al solito Freud o assimilati, diciamo così, viene fuori che è un senso di autopunizione, diciamo così, o di punizione, perché il trampling riguarda una punizione, essere schiacciati, e anche sulla Bibbia, diciamo, c'era questa frase, no? Io porrò inimicizia tra la tua stirpe, tra la stirpe della donna e la stirpe del serpente, e tu gli schiaccerai la testa e lui ti addenterà il calcagno, o qualcosa del genere. Quindi c'è questa ambivalenza, questo odio amore, diciamo, verso la donna, ma generato dal senso di colpa, per cui il maschio ama, diciamo, in questo caso essere punito. E sono persone che poi magari trattano molto male le donne, magari nel rapporto matrimoniale dove si vivono senso di colpa, magari hanno un rapporto matrimoniale dove trattano la moglie come una, in questo caso come una pezza da piedi, la trattano male, e poi vanno alla ricerca per, come dire, magari di una professionista per farsi calpestare, diciamo così, per viversi bene e pagare il debito del senso di colpa. Quindi, dato proprio da questo rapporto odio-amore e l'espiazione attraverso il senso di colpa, unendo anche il feticismo, perché il fetish è, diciamo, legato anche qua al piede, che rappresenta sempre comunque anche lì un simbolo sessuale, come ho spiegato nell'altro video dove parlavo del feticismo del piede. È ovvio che come dire, se e questa pratica non prevede la sessualità, non prevede sesso, anche se i testicoli o gli organi genitali vengono utilizzati alle volte anche come oggetto di calpestamento, diciamo così. È ovvio che se uno vive la sessualità o il rapporto solo in questo modo, forse dovrebbe porsi qualche domanda, diciamo, se gli va bene. Beh, poi ripeto, tutto è soggettivo, tutto quello che viene fatto, diciamo, tra adulti consenzienti è soggettivo. Certo è che, diciamo, difficilmente uno fa un qualcosa del genere se non ha una spinta compulsiva a farlo, perché allora sì che sarebbe veramente un deficiente, diciamo, uno che vabbè, almeno dice voglio provare una volta, ma non è che ci vuole un'immaginazione, come dire, particolare per capire cosa significa questo. E
E queste sono le dinamiche che governano questo tipo di pratica, diciamo, che dal mio punto di vista di erotico non ha nulla, però qualcuno, ovviamente l'erotismo è soggettivo, se c'è e ci sono persone che la fanno, c'è qualcuno che la trova erotica, c'è. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta, se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici, ciao!